Basta imposte, solo consumi, questo è uno dei punti principali della petizione della TNI, Tutela Nazionale Imprese, l'associazione sindacale del comparto Horeca, cioè quelle aziende che operano nel settore alberghiero della ristorazione, catering e bar. La petizione ha già superato le 40.000 firme, l'associazione chiede così al governo un sostegno alle imprese e anche alle famiglie che hanno difficoltà nell'affrontare l'aumento delle bollette. Dopo una serie di problemi dovuti a un lockdown mascherato, c'è stata la sorpresa delle bollette dell'energia elettrica e del gas che sono veramente diventate insostenibili. Ci sono aumenti che vanno dal 100 al 400% e hanno sicuramente messo in crisi tutte le aziende e le famiglie e noi nel settore della ristorazione che lavoriamo molto con il gas perché le nostre cucine sono a gas e con l'energia elettrica per i frigoriferi. E tutti gli impianti, ci siamo visti raddoppiare, almeno raddoppiare le fatture dell'energia elettrica e del gas. Fatture che, aumenti che sono solo in Italia e non in Europa, perché noi abbiamo avuto modo di raffrontare le nostre bollette con bollette, con fatture di colleghi delle altre zone dell'Europa e non esistono questi prezzi, non esistono questi aumenti. Peraltro le nostre bollette sono tassate da un onere di sistema allucinanti. Quindi a questo punto abbiamo deciso di muoverci facendo una petizione popolare con la quale chiediamo al governo innanzitutto di farci pagare solamente il consumo, di leverci gli oneri di sistema, di riconoscerci un credito d'imposta del 20% anche hanno dato alle cosiddette aziende energivore, chiediamo pure per le piccole e medie imprese e poi di tassare ulteriormente i maggiori utili che stanno avendo le compagnie elettriche del gas in modo tale da poter creare dei fondi per creare uno scostamento di bilancio che possa essere utilizzato per aiutare piccole e medie imprese. Io colgo dell'occasione che ci state dando per invitare tutti, perché il problema non è solamente delle imprese ma anche delle famiglie, per invitare tutti a firmare la nostra petizione.